La storia del pattinaggio, non solo pescarese, Raffaella Giannini perché è il presidente del team organizzatore e poi il campione del mondo, perché campioni del mondo si è per sempre, Marco Giannini. Allora Raffaella, come stanno andando i campionati italiani indoor di pattinaggio corsa? Guarda, io direi che stanno andando abbastanza bene. Per quanto riguarda a livello organizzativo, pare che tutti quanti ci stanno facendo i complimenti, quindi siamo più che soddisfatti. Ti faccio un'altra domanda, visto che abbiamo il piacere di intervistarvi insieme, noi fratelli Giannini, com'era Marco da atleta? Ma allora, Marco d'Atleta era un vero atleta. Io mi ricordo quando eravamo piccoli, non c'era Natale, non c'era Pasqua, non c'era Ferragosto che lui non si allenava, anche più di un allenamento al giorno. Mi ricordo che una volta si ruppe l'omero, era ingessato e lui faceva allenamento con tutto con il gesso. Marco, diciamo nel pattinaggio sei leggenda, c'è un tuo erede, cioè vedi qualcuno tra gli abruzzesi che magari ti piace o che ha delle caratteristiche un po' simili alle tue? Beh, c'è Asia Varani che è molto forte, campionessa del mondo in carica, ha caratteristiche diverse dalle mie, lei è una velocista pura, io ero fondista, però lei può arrivare a vincere molti, molti titoli, secondo me. Com'è cambiato questo mondo, questa disciplina dai tuoi anni? Beh, adesso si va molto più veloce, soprattutto con questi pattini, queste ruote sempre un po' più grandi, si raggiungono delle velocità sorprendenti.